E ora, DOP Garda, l'esperienza della DOP Garda, formare le nuove generazioni, cosa manca alle scuole alberghiere? Invito Maria Viola Bonafini, che è agronoma e che è il responsabile tecnico del consorzio dell'olio DOP Garda. Benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie Luigi. È sempre complicato formare le nuove generazioni, però ci tocca farlo, nel senso che è inevitabile, no? Di volta in volta il nostro proposito è quello di creare cultura. D'altra parte, se c'è questo forum, come è stato detto all'inizio, è perché probabilmente c'è qualche lacuna da colmare. Abbiamo ora sentito di un impegno da parte di Cristiana Mela e dello chef Paolo Scaccabarozzi di realizzare un piatto nuovo. Ebbene, voi in qualche modo state stimolando anche questa nuova visione e questo nuovo approccio con l'olio attraverso un concorso rivolto alle scuole alberghiere. Un concorso che ha dato dei buoni risultati. Io stesso sono stato giurato e quindi ho potuto effettivamente rendermi conto che i ragazzi sono ben preparati in cucina. Il piatto che viene presentato è un piatto che naturalmente merita alta considerazione per l'impegno. Quello che invece abbiamo notato come punto di debolezza è che i ragazzi non sanno raccontare l'olio, nel senso che lo utilizzano, e questo è già un vantaggio non da poco, ma non saperlo raccontare significa che c'è un problema nel personale di sala, che è sempre un po' trascurato, che invece potrebbe essere il traino, no, della cucina, perché se non c'è un personale di sala preparato che sappia raccontare, poi bastano anche poche battute, quindi non ci vuole poi molto. Ecco, ci puoi raccontare questo concorso e in che modo l'avete concepito e per quale motivo? Che non è soltanto quello di promuovere l'olio DOP Garda, che è già di per sé molto importante, ma di creare un substrato culturale tra coloro che poi saranno futuri chef o comunque futuri ristoratori o futuri qualcosa d'altro, personale di sala in particolare. La parola a Maria Viola Bonafini. Grazie. Sì, noi come consorzio, chiaramente avendo come compito principale quello di valorizzare la DOP Garda, ci teniamo questo progetto che ormai è arrivato alla terza edizione, purtroppo si è interrotto per 3 anni a causa di un'annata di mancata produzione e poi al Covid, insomma, però abbiamo ricominciato quest'anno molto volentieri. E anzi, quasi non ci ricordavamo più di quanto è bello poi fare questo tipo di attività nelle scuole e vedere come i ragazzi utilizzano, valorizzano l'olio Garda DOP, e quindi abbiamo ricominciato, diciamo, con la terza edizione. Devo dire che effettivamente, come dicevi giustamente, sono stati fatti dei passi avanti per quanto riguarda l'utilizzo, la valorizzazione nel piatto dell'olio Garda DOP, quindi tutti i ragazzi degli istituti partecipanti hanno saputo in cucina, devo dire molto bene, anche poi a detta dei giurati, utilizzare questo olio del Garda, che è un olio molto versatile, che quindi ben si abbina a moltissime ricette. Poi molte di esse avevano come ingrediente principale il pesce e quindi, diciamo, un'abbinata fantastica. Però, diciamo, i limiti sono stati più che altro nel raccontare questo prodotto. Questo olio del Garda, che è una produzione così importante per il nostro territorio, che vale la pena che venga un po' raccontata da questi ragazzi. Quindi la sfida era proprio dire, 2 ragazzi si occupavano della parte di cucina, quindi nella preparazione, due ragazzi dovevano, oltre che chiaramente servire la giuria, anche raccontare, dopo aver versato al crudo l'olio Garda DOP, questo prodotto. E il limite è un po', diciamo, chiaramente, se ci paragoniamo poi al mondo del vino, purtroppo abissale, nel senso che per il vino, per i ragazzi, è venuto molto naturale raccontare tutta la storia, la produzione, ma anche qualche tipo di emozione che hanno sentito magari assaggiandolo durante le prove a scuola. Invece per l'olio Garda DOP c'è stato qualche come dire, sono caduti, nonostante sicuramente il buon impegno, la volontà che hanno messo i ragazzi, poi i docenti chiaramente che li hanno seguiti,
si è proprio visto un limite nel raccontare l'emozione, la storia di questo prodotto, quindi qualcosa che andasse oltre alle varietà utilizzate, al disciplinare di produzione, qualche informazione, vogliamo dire, anche un po' noiosa in qualche senso, quando ci troviamo davanti a un ospite del nostro ristorante. Quindi c'è stato un po' questo limite. Noi come consorzio ci teniamo comunque a proseguire questo progetto, chiaramente, e anzi questo ci dà la spinta magari per la prossima edizione di pensare qualcosa di diverso, magari proponendo un breve corso prima di poi arrivare alla fase finale del concorso, quindi alla preparazione con i ragazzi in aula, così da poterli aiutare a sprigionare un po' questi sentimenti che il mondo dell'olio ha e che quindi è giusto che loro sappiano anche come esprimerli, ecco. Sì. Qui in sala abbiamo anche Cindy Wong, che è un punto di riferimento per quanto concerne tutto ciò che riguarda la sfera alimentare in merito al Dipartimento del Ministero Commercio e Sviluppo Economico della Regione Autonoma Cinese di Hong Kong. Ecco, a me piacerebbe concepire per esempio il DOP Garda, che è una realtà per certi versi microscopica, no? Perché rappresenta una percentuale comunque bassa quanto a olivi coltivati, anche se è una superficie che si estende in diverse regioni, comprende la Lombardia, quindi abbiamo il DOP Garda bresciano, abbiamo quindi la parte più consistente in numero di oliveti, di estensione, quindi di ettari, che è appunto il DOP Garda orientale, che comprende la provincia di Verona e poi comprende anche una parte di Lombardia, la provincia di Mantova, seppure pochi comuni. E poi abbiamo invece la parte del Trentino, quindi la provincia autonoma di Trento, per la DOP Garda Trento. Ecco, la DOP Garda è un olio, racconta un olio che per, diciamo, pur limitata nelle produzioni, perché la produzione certificata e la produzione prodotta in queste tre regioni, diciamo, è piuttosto... la percentuale è di molto inferiore all'1% di quella nazionale, però ci sono grandi prospettive internazionali e sarebbe curioso, invito appunto a salire sul palco Cindy Wong, la signora Cindy Wong, e Stefano De Paoli, anche c'è un posto anche di là, e concludiamo col Garda, questa altra sezione che abbiamo aperto appunto con il consorzio DOP Garda, per dire che poi noi abbiamo un appuntamento molto importante in settembre, che è Guarda Garda, un festival addirittura dedicato espressamente all'olio DOP Garda, è così? Sì, giusto, quest'anno si terrà il 9 settembre, stiamo adesso, diciamo, organizzando un po' i vari appuntamenti della giornata, delle due giornate, perché poi anche il 10 di settembre, che saranno un sabato e una domenica, avremo alcuni appuntamenti, perché appunto ci teniamo che quest'anno questa edizione sia, diciamo, in un certo senso continuativa della nostra tradizione di festival, ma anche con qualche novità, e quindi più avanti sicuramente ci saranno degli aggiornamenti, ma sarà, insomma, sarà un bel momento per incontrare sia i produttori associati al consorzio della DOP Garda, ma anche appuntamenti proprio di degustazioni guidate e altre diciamo prelibatezze anche culinarie. E che poi è anche un modo per dare spazio all'entroterra, perché molto spesso il Garda viene associato soltanto a un turismo legato, a un turismo lacustre, legato quindi al lago, non invece all'entroterra. In questo modo voi portate l'attenzione anche a quel bel paesaggio di olivi che naturalmente ci consegna quest'olio così pregiato, che addirittura abbiamo notato che potrebbe andare tranquillamente, pur se ve ne è poco poi alla fine. Poi quest'anno è stata anche un'annata un po', diciamo, poco generosa quanto a numeri, però c'è spazio anche per un mercato internazionale. D'altra parte il mercato di riferimento del Garda credo che sia soprattutto la Germania. Sì,
Sì, allora diciamo che le aziende produttrici... Come parlo di mercato internazionale. Sì, sì, certo, no, le aziende produttrici, alcune sono molto piccole come estensioni, altre un po' più grandi, ma non raggiungiamo mai un'azienda medio-grande, quindi chiaramente i mercati delle varie aziende sono molto diversi, però abbiamo notato sicuramente che dal punto di vista internazionale, come può essere la Germania, ma anche poi extraeuropeo, c'è del materiale che si può sfruttare, perché l'interesse soprattutto degli stranieri verso questa produzione DOP, verso questa qualità che riusciamo a raggiungere sul Garda, è sempre maggiore, anzi spesso sono loro per primi a considerare questo ingrediente, questo prodotto, l'olio Garda DOP, come un valore aggiunto più che a un costo, quando invece in Italia molto spesso, e come poi si diceva anche questa mattina insomma negli interventi precedenti, insomma viene più considerato come un costo che non fa come un valore aggiunto, e quindi anche un po' quello che cerchiamo di fare con Varda Garda, che appunto come dicevi si terrà a Cavaglion Veronese, dove abbiamo la sede del consorzio, una delle due sedi sulla sponda veneta. Cerchiamo proprio di trasmettere questo, quindi nell'entroterra gardesano, quindi abbiamo uno spazio più tranquillo in un certo senso rispetto agli spazi poi sul lago, che di settembre all'inizio settembre sono anche molto affollati, dove cerchiamo di fare anche qualità dal punto di vista della comunicazione, perché riteniamo che sia importante anche a livello comunicativo cercare di fare un gradino superiore, cercando di tutti insieme dare manforte a questo settore, a questo comparto olivicolo, che da solo non riesce a fare il passo avanti della qualità dal punto di vista della conoscenza. Quindi noi come consorzio facciamo la nostra parte, i produttori fanno la loro parte, crediamo che anche chi comunica dovrebbe in qualche modo sforzarsi a dare un valore a questo prodotto, ecco. Per chiudere, come rispondono i ristoranti sulle sponde del lago? C'è un'attenzione alla DOP Garda, oppure trascurano questo valore aggiunto che l'olio dà al territorio? Sì, diciamo che è molto vasto anche qui, abbiamo diverse casistiche, nel senso alcuni ristoranti molto attenti, altri dove invece a volte siamo noi per primi come consorzio a richiamarli, dove spesso poi si cade nel fattore prezzo e costo, che a volte veramente è un peccato, perché sentendo anche molte opinioni dei turisti non è un bel biglietto da visita, ecco, non avere neanche un olio del territorio, un olio DOP, quindi certificato di provenienza sicura del lago di Garda. Quindi spesso no, ci facciamo da soli gli sgambetti, quindi noi cerchiamo ovviamente nella nostra possibilità come consorzio, un consorzio relativamente piccolo con le sue possibilità, cerca di fare del lavoro. Per dire, l'anno scorso durante Varda Garda abbiamo cercato di coinvolgere i ristoratori nell'iniziativa. Devo dire che la risposta è stata buona, nel senso che durante il periodo di Varda Garda cercavano di proporre ricette proprio dedicate all'olio Garda DOP, di avere nelle sale insomma l'olio Garda DOP. Chiaramente non sarà un cambiamento che vedremo da un giorno all'altro, però noi continuiamo a crederci e crediamo che insomma ci siano dei risultati positivi, seppur sempre dobbiamo farceli un po' bastare, però sono comunque positivi, quindi dico continuiamo così e speriamo che un giorno insomma si parlerà d'altro e si parlerà di quanto funziona questo connubio, ecco. Grazie a Maria Viola Bonafini, questa è stata una testimonianza molto importante, perché è un consorzio che è piccolo però molto attivo e soprattutto si propone sempre di raggiungere degli obiettivi molto importanti. Se il territorio non segue le produzioni territoriali, il territorio è finito, nel senso che la fortuna di un prodotto nasce se c'è l'elemento trainante dello stesso territorio. D'altra parte anche il turismo, la stagione fortunatissima del Grand Tour ha reso proprio l'area del Garda molto importante, e qualificandola anche sul piano proprio del valore che riesce a esprimere proprio questa idea che è partita dal Grand Tour e che tuttora prosegue con un turismo veramente di grande qualità e anche ben redditizio per certi versi. Sì, è vero.
e credo che il Garda sia uno di quei territori che dove se non esistesse la DOP probabilmente non si parlerebbe di olivicoltura, quindi vale la pena di sfruttare questo marchio che ci è stato dato dall'Unione Europea, che ha riconosciuto nella zona del Garda una zona ad alta vocazione olivicola, vale la pena sfruttarlo e far capire anche agli addetti, diciamo, all'ospitalità, ma anche ai produttori stessi di olio che magari non certificano, nonostante si trovino sul territorio, di quanto questo possa essere uno strumento, una strategia che tutti assieme, chiaramente purtroppo con dei risultati immediati, che però è una strategia che funziona, perché ha funzionato per altri prodotti, ha funzionato per il vino, funziona per altri prodotti DOP, e che quindi secondo il consorzio, insomma, vale la pena sfruttare, altrimenti insomma non saremo qui e ognuno farebbe il suo olio senza poi una coesione territoriale che invece sul Garda per altri tipi di attività esiste, quindi ecco. Grazie a Maria Viola. Grazie. Buona a voi. Fine. Consorzio DOP Garda. E andate sul Garda perché è bello, perché rispetto ad altri territori, lo dico con estrema franchezza, ci sono questi olivi che sono così, cioè oliveti così puliti, che in altre regioni d'Italia invece trovi di tutto, e quindi è importante prenderlo come modello, anche nel senso che mantenere pulito il territorio, le campagne, ecco, mai ho trovato degli oliveti che sembrano giardini, curati veramente con un'attenzione proprio all'ambiente. Grazie.